you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Porca puttana. Oh, non frena la sega, non frena la sega, non frena la sega. Aiuto, aiuto, aiuto. No. Oh, ma io ho pochissima questo oggetto. Aiuto. Stanno trovando un CM125 tipo degli anni 80, roba del genere. Ma su stevato, ragazzi, che non ci sono mai andato e c'ho una paura. Oh, che madonna. Mi chiama un sacco comunque, c'ha un sacco di coppia quel coso qua. Non frena assolutamente nulla. A girare, ragazzi, gira da Dio. Non so quanto abbia motore, ma gira davvero da Dio. Aiuto. No, ma che... sa che non è scoppiato. Madonna. Ma fa stra paura, cazzo. Cioè, non è che dice una moto che va forte, è una moto che fa paura questa. E le buche, cioè le sospensioni, ragazzi, sono rigidissime. Adesso non so se sono io una mezza sega o cosa. Porca madonna. Minchia, stra mega divertente, cazzo. O perché dopo metà se posso farci un giretto su strada, perché non è proprio il mio campo qui. Porco no, nonna. E giù in terra davanti a tutti. Mi sento uno strano selvato, passate lì. Non sono capace a guidarla. Cioè, ragazzi, ho le braccia che fanno un male alla madonna, eh? Si strappa un sacco. Poi la cosa che sto notando è che non tende ad alzarsi, magari appunto che sono sostevato. Si alza a fatica, sapete? Mi sembra che è slitta, per quello che non si alza. Fatemi sapere, ragazzi, tra l'altro, se volete un video tra questa e il mio CVF come sfida, se vi può piacere. ogni piccola buca, ragazzi, sento un manubrio che si chiude. Non so se è una sensazione normale o cosa.
po' scalburatino, si sente un pochino. Oh, capitano! Senti come cazzo si chiude l'ante piove! Dopo chiediamo proprietà se ci fa uscire un attimo su strada, ovviamente ragazzi non è targato né nulla. Stiamo un po' nel campo, non si arrabbia nessuno, penso, spero. Oh ragazzi, fa una paura sta moto, cazzo. A volte ho un mal di mani e di braccia assurdo. No, 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 mettiamola via prima che ci spiazzi chiaro. Non so se avete capito che cazzo è successo lì, ragazzi. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo di moto. Porca troia. Adesso non so di precisamente che anno, ma dovrebbe essere gli anni 80, oppure lo faccio dire con precisione, però gira che ragazzi è uno spettacolo. Porca troia. È un po' pericoloso da usare però, eh. Un po' troppo pericoloso, direi. Preferisco ancora la mia bella ninja, dato che 100 km vai. E come carburatura originale, ragazzi, c'ha il 38, cioè così per dire. Comunque ragazzi, in questo video posso anche essere tutto questo test. Fatemi sapere appunto se volete un video sfida con il CMF. Forse il video finisce qua, adesso chiediamo per il test su strada. In tal caso ragazzi il video finisce qua e noi ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi con la campanellina, lasciate un bel like e condividete. Ok ragazzi, abbiamo anche il test su strada. Giusto per... no, vai a fanculo. Giusto per curiosità ragazzi, voglio vedere a livello di bassi e alti così come si impenna. Ovviamente non sono capace di impennare, ma mi paragono un po' le altre che ho usato. Oddio, in realtà non si alza tantissimo, pensavo avesse molti più bassi, Cioè alzarsi si alza, per carità, però neanche chissà quanto. La senti ragazzi che è bella rigida, cioè non è fatta per impennare neanche un po' con la moto qua. Se volete impennare non comprate una moto del genere, poi nei campi vi divertite tantissimo. No, non riesco, sapete ragazzi che non riesco. Ma cioè sembra rigidissimo anche a livello di... cioè sembra più da sento pesante ragazzi quando vado ad alzarla, Non so, preferisco ancora le altre moto nuove tra virgolette nel pennare. E niente ragazzi, direi che questo video possa anche essere tutto davvero a questo punto. Been a while out for the weekend.